Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino, benvenuto sindaco. Buon pomeriggio. Questa è tutta l'area di una giornata storica per Catania, sono stati annunciati investimenti miliardari per la ST Microelectronics nella zona industriale di Catania. In mattinata c'è stata la visita del ministro Urso, ne abbiamo parlato nel corso del telegiornale, e anche della vicepresidente della Commissione Europea, e come lei stessa ha detto sono previste 3.000 assunzioni di tecnici laureati, quindi è la svolta, sindaco, per il rilancio economico, sociale della città di Catania? Ma mi piacerebbe sperare che sia il primo giorno di una nuova epoca, nel senso che questo considerevole, anzi considerevole forse anche un minimizzare investimento di ST Microelectronics ci proietta nel futuro, perché noi stiamo parlando solo di tecnici laureati, ma è chiaro che la dimensione poi di assunzionale sarà molto più ampia. Però se noi pensiamo che 3.000 tecnici significa 3.000 ingegneri elettronici, sono un numero che non potrà mai essere assorbito solo dai laureati nelle università meridionali, possiamo comprendere come questo può essere l'inizio di un ritorno, non solo di un ritorno, ma anzi di una emigrazione al contrario, di laureati tecnici che dal nord, se non addirittura da tutta Europa, vengono. Perché poi poco fa leggevo un commento su Facebook di uno che lavora nella zona industriale, proprio uno di questi tecnici, e diceva quali sono le ragioni per cui è considerata più che competitiva l'offerta di lavoro nella nostra area industriale, oltre che anche l'adeguatezza dei compensi professionali. Quindi questo significa adesso cominciare a lavorare sui nostri giovani, mettendoli in connessione con l'università, e questa è una cosa che come Comune abbiamo già attivato dall'inizio per far comprendere quale prospettive di sviluppo ci sono sul nostro territorio. È insomma una tappa che ci spinge verso quel traguardo positivo su cui però dobbiamo lavorare per i tanti problemi che non nascondiamo ci sono ancora a Catania. Alcuni dei quali cercheremo di affrontare anche nel corso di questo programma, naturalmente. Oh, il sindaco ha celebrato, per modo di dire, il suo primo anno di sindacatura a Catania. Allora, ne hanno parlato i telegiornali, noi adesso vi facciamo solo un paio di domande. Qual è il merito che si attribuisce di più in questo primo periodo di amministrazione? Non me ne attribuisco, io continuo a lavorare, se agissi per me comincerei probabilmente a esporre tutte le cose che ho fatto, che mi piacciono, no, dobbiamo fare molto di più. Spero che possa essere considerato un merito il fatto che stia cercando di avvicinare la gente alle istituzioni, quindi sia, come dico continuamente, allentando quelle distanze che sono state percepite fra sindaco e tutti i vertici istituzionali e la popolazione. I cittadini credo colgano con favore questo aspetto, ma che non diventa un'occasione per un ritorno mio d'immagine o di consenso, non è questo quello a cui ambisco. Quello che io spero accada è che in questo modo i cittadini si sentano sempre più parte di quell'insieme, di quella squadra che solo lavorando congiuntamente può realizzare gli obiettivi che tutti ci proponiamo per migliorare Catania. Questo è un ottimo proposito, e le vorrei chiedere la difficoltà maggiore che in questo anno ha incontrato. E quale delle 900 che ogni giorno devo affrontare? Ne dica una. No, perché comunque l'ho definito sempre una condizione surreale, risolviamo un problema e ne nascono altri 90. Comunque c'è ancora una larga fetta di nostri concittadini che non rispetta le regole, è questo. Cioè, venendo qui ho fatto un conto delle potenziali infrazioni al codice della strada, nel tratto dal municipio al Via Rodorico da Pordenone, non meno di 1.000-1.200. Non esisteranno mai vigili urbani a sufficienza per riuscire a sanzionare tutti, quindi o il cambiamento lo cominciamo a far nascere, cominciamo a farlo nascere da noi, oppure diventa una battaglia. Ma è la colpa è sempre di questi poveri catanesi? La colpa è di chi non rispetta le regole, quindi, ed è mia e sua nel momento in cui anche noi non le rispettiamo, non è che io mi chiamo fuori, per carità.
Oh, tra le difficoltà di questo suo primo periodo, noi riscontriamo il nodo rifiuti. È stato fatto tanto, ma bisogna ancora combattere contro, da una parte, l'inciviltà di molti cittadini, ma anche certe arretratezze. E poi la Tari, che è tra le più care d'Italia, e rimane tra le più care d'Italia, no? Ma è così, perché nel momento in cui non abbiamo noi la possibilità di riscuotere il 50% della Tari, è chiaro che i più zelanti, i più virtuosi pagano anche per gli altri. A me dispiace che accada questo. Perché molti si lamentano anche nei messaggi. Hanno ragione di lamentarsi, perché se poi pagassero la Tari più alta, ma avessero un servizio adeguato, efficiente, non dico un servizio, avessero una città pulita, allora forse magari piangerebbero con un occhio, come diciamo noi a Giusto. Catania. Invece mi rendo conto che la città è quella che è, però non è, mi piacerebbe che un giorno punto per punto io spiegassi tutte le ragioni per cui, se non cominciamo il cambiamento dai cittadini, noi la questione non la potremo mai risolvere. Non esiste attività repressiva, non esiste attività preventiva, non esiste servizio efficiente che possa scongiurare i problemi. O i cittadini, come dicevamo prima, rispettano le regole, o avremo sempre sacche non solo di impunità ma anche di degrado. Però arriveremo poi anche con i termovalorizzatori, la differenziata, sì, che cresce. Chiaramente l'arco temporale è un po' più lungo. Un po' più lungo, d'accordo. Alta patente bollente, la viabilità, specialmente via Santa Sofia, lei lo sa, è un po' dei nostri refrain, ci andiamo sempre. Non basta solo il presidio dei vigili urbani, servono degli interventi strutturali. Quali? Ma guardi, su questo ci sta lavorando tanto il vice sindaco, il professore La Greca. Sì. In più abbiamo convocato una riunione, mi pare, per venerdì prossimo, con tutte le parti interessate, pertanto MT, FCE, università e soprattutto il policlinico, per capire quali sono le criticità. Da quel che vedo dei filmati, quando ci sono i vigili urbani il traffico è un poco più regolare, ma sì, rimane il problema di coloro i quali si incolonnano per entrare nei parcheggi, esatto, del policlinico. Che sono saturi e questi aspettano. Ma non solo sono saturi, comunque c'è il tempo necessario per il sollevamento della sbarra, l'ingresso, il prelievo del biglietto, che fa perdere quel delta temporale che fa formare poi la fila. D'accordo. E su questo è chiaro che noi come comune non abbiamo titolo per intervenire, ma abbiamo il dovere di aiutare l'università e il policlinico, in questo caso il policlinico, a trovare una soluzione. E che si può fare? Come si può fare? Infatti gli stiamo facendo vedere, perché comunque sopra a monte, più a monte, c'è un parcheggio enorme che rimane vuoto. Ah. Quindi potrebbe essere questa una delle soluzioni, vedendo se si riesce a creare. Quelli vicino? Sì, 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 assolutamente, sono pochi minuti in più di cammino. Caspita. Beh, vedremo di seguire anche questa pista. Dal punto di vista positivo, sindaco, si permette, noi segnaliamo la propensione per la mobilità sostenibile. Ricordiamo le pedonalizzazioni di Piazza Mazzini, quella futura di Piazza Federico II di Svevia. 15 giugno è il nostro proposito. Prego? 15 giugno è il giorno in cui permettiamo di chiudere Piazza Federico di Svevia. Beh, questo se lo segniamo, 15 giugno, ci facciamo anche il servizio quel giorno. Le piste ciclabili, naturalmente, anche se ci sono polemiche ancora per il tracciato di via Santa Sofia, che lei conosce bene perché ne abbiamo già parlato. Direttore, è facile non attirare le polemiche, non facciamo nulla, lasciamo tutto così com'è. Eventualmente qualcuno ci dirà: ah, ma non fate niente. Se agiamo, è chiaro che in ogni caso il cambiamento genera perplessità, se non addirittura polemiche. Bisogna comprendere quali siano strumentali, quali siano sterili, quali siano fondate. Se sono polemiche costruttive, siamo sempre pronti ad affrontarle. Quel tracciato ciclistico, che può non piacere, può piacere, è un modo per collegare, per connettere la stazione Milo alle università e quindi favorire questa circolazione con biciclette elettriche che non hanno alcuna difficoltà a superare quelle pendenze. Veramente insignificanti. Abbiamo la settimana scorsa dei tentativi che stiamo noi cercando di apportare in una chiave da qui al futuro per migliorare la condizione di alcuni residenti, però da qualcosa dobbiamo cominciare. Siamo sempre pronti, non abbiamo il dono della infallibilità, anzi abbiamo, se questo
mi sia consentito, mi è consentito, abbiamo forse il dono dell'umiltà. Noi abbiamo alcune difficoltà a riconoscere i nostri errori nel caso in cui dovessero rivelarsi tali. L'ultima domanda che le faccio, poi andiamo in pubblicità, per quanto riguarda i fondi di coesione, ne avete parlato anche con la Presidente del Consiglio, che serviranno, se abbiamo ben capito, lei ci aiuti a dettagliarli meglio, migliorare l'aeroporto, ristrutturare o insomma comunque intervenire su Castello Ursino e poi ancora... Allora ci sono credo 9 milioni dedicati all'area, mi pare safety dell'aeroporto, non ricordo, di Catania, gli altri sono dedicati all'aeroporto di Comiso che è sempre SAC. Per quanto riguarda gli interventi in cui il comune è ente attuatore, per adesso ce ne sono due e sono quelli del Castello Ursino che sono in fase di assegnazione e di aggiudicazione e quelli per la realizzazione del parcheggio di via Sturzo dell'MTS, un parcheggio multipiano visto che c'è una richiesta di posti auto nella zona appunto del centro storico. Ma non è finita perché comunque sicuramente noi avremo ulteriori 22 milioni di euro, ma ne stiamo chiedendo ancora 20 a integrazione perché vorremmo destinare 25 milioni alla manutenzione strade, finalmente andiamo a rifare un poco di asfalto nelle nostre strade cittadine principali, quelle che non saranno interessate dai lavori per la depurazione, circa 14 milioni, vado così a memoria, per il parcheggio di Piazza Verga e la restante somma per via Garibaldi fino a Piazza Mazzini che vorremmo rendere tutto su un unico livello attraverso una pavimentazione in basolato un po' come in Piazza Duomo. Oltre a questo però ci sono ancora 50 milioni di euro che mi sono state promesse per le attività produttive che io desidero ovviamente destinare interamente alla zona industriale. Dico subito, sembrano una cifra enorme, ma sono una goccia nell'oceano, infatti vorrei che fosse alimentata... Per le infrastrutture immagino. Infatti ho chiesto proprio oggi a Confindustria, dobbiamo vederci perché noi abbiamo problemi di natura idraulica, problemi di natura viaria, problemi infrastrutturali, abbiamo, dove per infrastrutturali intendo tanto la condizione delle strade quanto quella della logistica, dobbiamo cominciare a stabilire una sorta di roadmap per comprendere le priorità e quindi a cosa destinare progressivamente questa cifra. Ci fermiamo provvisoriamente, facciamo una pausa di pubblicità, subito dopo una domanda ancora mia e poi tutte le vostre osservazioni e le vostre domande. State con noi, a più tardi. Bentornati all'incontro con il sindaco di Catania Trantino, che ringraziamo ancora per essere con noi come ogni venerdì per rispondere anche alle vostre osservazioni. Io ho ancora una domanda sola che farò al sindaco, il resto tutto per voi. WhatsApp 342 74 55 005, lo vedete sul lato destro dello schermo, e poi la mail sicilia24focus tutto attaccato @telecolor.it. La domanda è questa, che è una roba fresca, perché la Giunta ha deliberato il progetto per la riqualificazione della zona di Piazza della Repubblica nel quartiere San Berillo, con un importo, se non sbagliamo, complessivo di 12 milioni di euro. Nascerà un grande polmone verde, ecco, noi dovremmo avere anche il rendering, esatto. E saranno realizzati nuovi percorsi ciclabili e pedonali anche lì. È prevista la riqualificazione della sezione stradale di Corso Sicilia e di alcune aree marginali di via Ventimiglia. L'inizio dei lavori è fissato primi del 2025, giusto sindaco? Dovrebbe essere questo, perché adesso il progetto definitivo deve diventare progetto esecutivo, già la ditta che è aggiudicataria dell'appalto è stata individuata da Invitalia e quindi dovrà solo poi cominciare i lavori. Non riguarda Corso Sicilia perché Corso Sicilia è oggetto di un ulteriore piano urbano integrato che presenteremo a giorni, comunque è un bell'intervento proprio di rigenerazione urbana in un'area degradata che mi auguro sia la spinta anche per favorire la ripresa, l'inizio delle attività o comunque una maggior scommessa degli imprenditori su Corso Martiri della Libertà. Sì, bello, è importante, infatti quello che vedevamo prima è il rendering, che è veramente un'area davvero molto, molto piacevole. Adesso tocca a voi, ripeto, WhatsApp, ecco già pronto, mamma mia, in riferimento agli interventi di potatura e pulizia del Parco Gandhi e agli interventi di riparazione sulla perdita fognaria, mi preme fare solo una domanda: bisogna sguinzagliare i giornalisti per la città per avere una situazione vivibile a Catania?
Beh, io dico, non si tratta di sguinzagliare i giornalisti, io credo che l'attività di segnalazione sia comunque ben accetta. Pertanto il fatto che si faccia attraverso il giornale, attraverso i messaggi che vengono inviati al comune, che non sempre possiamo leggere, in ogni caso è un'opera meritoria. Quindi noi dobbiamo ringraziare semmai Telecolor per il fatto che seguono e danno questo impulso e ci spingono a intervenire laddove possiamo. La situazione è quella, diciamo che se volessi essere poco elegante direi per troppo tempo non c'è stato l'occhio un po' macco, quindi stiamo cercando un pochettino di andare oltre le nostre capacità. Abbiamo sempre difficoltà finanziarie, noto a tutti, per le quali non possiamo noi aumentare il contratto di servizio con multiservizi, per cui 55 dipendenti, che sono comunque pochi rispetto al nostro fabbisogno, e correggo una parziale inesattezza che ho detto la settimana scorsa, non li possiamo aumentare perché ce ne vorrebbero almeno 100, ma non abbiamo le risorse per poterle dare a multiservizi, e quindi stiamo provando a trovare il bandolo della matassa, ma non è facile. Quindi intanto interveniamo laddove possiamo, fermo restando che nessuno di noi rimane a braccia conserte, a dormire o esprime felicità per la condizione di abbandono che talvolta viviamo. Quello della manutenzione verde è un problema. Allora, se qualcuno potrebbe dire, ma allora perché ci fate vedere Piazza della Repubblica così bella? Mi rendo conto, si troverà a trovare poi un accordo di sponsorizzazione con alcuni soggetti, perché se no ci sarà sempre questa difficoltà alla manutenzione del verde. Ma intanto. E mi fa piacere che il sindaco comunque consideri la comunicazione, compresa la comunicazione dei giornalisti televisivi, importante, perché ormai certo. È inevitabile, insomma, un rapporto di questo genere anche con i nostri ascoltatori. Buongiorno signor sindaco, si potrebbe avere più controllo in via Vittorio Emanuele? Proprio vicino al teatro antico ci sono motorini e macchine che sfrecciano ad altissima velocità, mettendo in pericolo turisti e cittadini, e ogni giorno la sosta selvaggia impedisce all'autobus di girare, paralizzando il traffico. Si potrebbero fare dei dossi, suggerisce addirittura, mettere dei paletti per evitare tutto ciò. Vi raccomando, per favore, brevi i messaggi, se no anche facciamo fatica a leggerlo. Prego sindaco. Provo a velocizzare la risposta. Allora, i dossi non si possono mettere, si possono mettere gli attraversamenti pedonali rialzati, sempre lì. Bisogna essere parchi in questo genere di soluzione, perché comunque hanno un costo non indifferente. Io quando posso mando spesso delle pattuglie per verbalizzare quelli che posseggiano su marciapiede in via Vittorio Emanuele. Relativamente all'eccesso di velocità, quando sono io a intercettarli li fermo, li prendo, cerco di convincerli, ma è una lotta titanica. Beh, non c'è dubbio. Vediamo ancora altri messaggi. Noi siamo qua, buonasera. Buonasera, potrei gentilmente sapere quando verrà ultimata la pista ciclabile di via Tempio? Non si vedono più operai al lavoro. Grazie per la cortese risposta, cordiale. Sì, è parzialmente vero, meglio, è vero quello che è scritto, ma perché gli operai stanno facendo un lavoro di sistemazione della ringhiera che verrà montata all'interno dell'impresa. Nello stesso tempo però non vanno oltre, perché c'è pure una perizia di variante che è in fase di redazione. In più, in questo momento non c'è lavorazione da compiere, perché la lavorazione che successiva è quella dell'eliminazione dei pali della luce al centro della carreggiata. Ma per far questo dobbiamo aspettare che l'Enel ci allacci l'illuminazione che nel frattempo abbiamo installato ai lati della strada, sul marciapiede, perché non possiamo noi lasciare quella via al buio. Appena quindi saranno illuminate le zone laterali, finalmente potremo togliere la palificazione dal centro. Ha detto poco fa che c'è una possibile variazione di percorso. No, è una perizia di variante, perché ci sono stati dei lavori supplementari che abbiamo chiesto di fare. Benissimo, passiamo ad altri messaggi. Buongiorno sindaco, da quanto tempo non passa dal viale Fleming all'imbocco del sottopasso? È cresciuto un albero, da 4 anni nessuno lo vede. Che vergogna, tutte le strade di Catania sono l'abbandono, tranne Piazza Duomo. Mi dispiace dica questo, perché non è vero, nel senso che è vero che ci sono tante cose che dobbiamo fare, ma l'abbiamo detto più volte. Questa di Viale Fleming, se mi chiedete da quanto tempo non ci passo, ci sono passato qualche giorno fa con lo scooter per andare a Nesima. Quindi
Questa cosa dell'albero, confesso, l'ho notata evidentemente per mia distrazione, non solo sovrappensiero, la verificherò. Ma forse possiamo suggerire all'ascoltatore, all'ascoltatrice, di se fa una foto la mandi a noi tranquillamente e poi la giriamo, esatto, cerchiamo, al sindaco, oppure la mandi direttamente a Palazzo degli Elefanti. Forse pensare. Quando si parla di comune, di ente, uno pensa che ci sono decine e decine e decine di persone, sì, che possano fare questa attività. Mi piacerebbe tanto che quelli che si sentono un po' più scoraggiati o che credono che non siamo abbastanza reattivi venissero a stare con me qualche giorno. Alla fine forse piangerebbero assieme a me. Forse chiederebbero di darle una mano. Che dice? Allora vediamo ancora i messaggi, ce n'è ancora qualcuno sicuramente, ne abbiamo una vastità immensa. Gentile sindaco, si potrebbe fare un bando per far arrivare a Catania quadricicli e scooter elettrici condivisi, come avviene in tante altre città? Ma proprio ieri l'assessore Gelsomino mi ha fatto vedere delle, sono tipo motoapi elettriche che stanno per arrivare proprio per rispondere a questa cortese richiesta del nostro telespettatore, perché ovviamente non che possano essere noleggiati, perché avranno tutti un conducente, quindi un mezzo di trasporto guidato che in ogni caso aiuterà la mobilità sostenibile. Sulla questione degli scooter elettrici in effetti bisognerebbe compiere uno sforzo, perché il mio primogenito a Milano e ho visto che funzionano molto queste cose. Ma quelli che diceva prima, quindi avrebbe del personale, diciamo, dell'amministrazione? No, noi facciamo un bando e poi eventualmente chi partecipa ovviamente offre già gli autisti che svolgeranno questo quindi servizio. Quindi si occupa anche di quello. Certo. Poi. Ah, ok, d'accordo, grazie. E andiamo avanti, prego, signor sindaco. Dopo mesi non è stata ancora bonificata la S provinciale 53 da montagne di spazzature e sterpaglie in via San Giuseppe l'Arena. Non è stata bonificata, dice questo ascoltatore. La notizia non può che darmi fastidio, perché questa la 53 è strada provinciale, fin dal lunedì scorso per la terza volta ho chiesto che si bonifichi, lo chiederò ancora una volta. E la città metropolitana è un satellite a parte, quindi anzi io sono supportato da una persona che è un poco il mio factotum, non il mio, che brutto, diciamo il mio alter ego, sì, ecco, sbaglio, è un po' il mio alter ego, però mancando la politica, mancando assessori, la situazione è questa, non c'è un controllo sufficiente. Quindi verificherà certo, eventualmente subito, questo. Appena esco da qua. Esatto, benissimo, grazie. Buongiorno signor sindaco, è da mesi che l'isola ecologica di via Ammiraglio Caracciolo è pronta. Dicevamo prima, che l'amministrazione è un mondo surreale, ha perfettamente ragione, ma non solo via Ammiraglio Caracciolo, sono quattro le isole ecologiche pronte. Fino a ieri ho mandato un ennesimo messaggio a un funzionario Enel per chiedere che si acceleri l'allaccio alla corrente elettrica, perché manca solo quello. Caspita! Mi ha poi telefonato, mi ha detto, sindaco, le garantisco la massima solerzia, le farò sapere. Le farò sapere. Speriamo che il nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice abbia una risposta positiva velocemente. Ancora altri nostri messaggi. Signor sindaco, non sono riuscita a fare l'abbonamento di 20 euro l'anno per l'autobus. Pensa di incrementare il numero degli abbonamenti? Grazie. Io non credo che si possa fare. Voi già considerate che questa iniziativa è costata al comune, mi pare, 6 milioni di euro. Caspita. Con le risorse comunitarie, e non penso che ci siano altre linee di finanziamento a cui possiamo accedere. Quindi è difficile che si possa riprodurre. Sì. E beh, le cose stanno così, il sindaco le dice chiaramente. Vediamo l'ultima e poi vi salutiamo. Buongiorno signor sindaco, no, è da mesi che l'isola questa no, no, è nuova. Forse non sono stato chiaro. Appunto. Se c'è quella che può andare in onda, se no chiudiamo qui il programma. Vediamo, abbiamo ancora pronto un messaggio oppure credo di no. 3, 2, 1. Sono le 15. È un metodo molto elegante per dire basta, bene, andiamo a chiudere. D'accordo. Sono le 15, ringraziamo molto il sindaco per essere stato con noi, voi per averci mandato i vostri messaggi. Qualche incidente come l'ultimo può capitare, perché siamo sempre in diretta, quindi figuriamoci. Venerdì ci rivediamo, sindaco. Se tutto va bene, sì. Bene, con molto piacere. Grazie. Buon fine settimana. Altrettanto a lei, grazie a tutti voi per averci seguito. La nostra programmazione prosegue ancora. Buon pomeriggio.